tra i vari espositori qui al Salone Nautico si parla di imbarcazioni, ma chiaramente si parla anche di effetti collaterali alle imbarcazioni, vale a dire motori, vale a dire moto d'acqua, eccetera. In questo caso parliamo veramente di moto d'acqua e non solo, un maremoto che a Genova è un'istituzione, credo, non so da quanti anni. Da 1990. Vedi, sono 33 anni, io dicevo, ero piccolo, quindi mi ricordavo, tu probabilmente non eri neanche nato, però insomma, maremoto, moto d'acqua e non water solo. Toys. Water toys anche, sì. Quindi giocattoli da giocattoli, sì, per unire e diversificare, perché stiamo andando nel 2024, quindi nell'era, certo, della diversificazione. Cosa facciamo in mezzo al mare? Oltre ad avere yacht, super yacht, tender, barconi, gommoni, le nostre moto d'acqua che stanno diventando sempre più grandi. Per me, o secondo me, quando qualcuno si diverte insieme alla moto d'acqua, potrebbe fare anche dell'altro, vivere a tutto tondo, a 360 gradi, il mare. Certo. Come potrebbe fare? Noi abbiamo dei giocattoli che ci permettono di stare sopra l'acqua e cavalcare le onde grazie alle nostre tavole elettriche, tavole a motore. Noi siamo dealer ufficiali di tantissimi brand come qua esposti, come la Seabob, per andare sott'acqua fino a 40 metri, a 20 km orari sott'acqua, oppure addirittura cavalcare il mare fino a 60 km orari, oppure andiamo sull'elettrico, perché oramai sempre più ditte si approntano sul mondo elettrico. Ad esempio abbiamo la lift fino a oltre 2 ore di autonomia. Che è questa? Sì, questa che ci permette di volare sull'acqua. Queste tavole sono tutte messe in esposizione, sono i brand che noi vendiamo, siamo dealer ufficiali, che cosa vuol dire? Facciamo vendita e assistenza. Nel nostro catalogo abbiamo anche sul sito web maremoto.net, che è il nostro sito web istituzionale, possiamo mostrarvi tutti questi gioielli e altro ancora. Altro ancora, tra i quali gonfiabili, per poter riuscire a estendere l'utilizzo della moto d'acqua. Ci fermiamo in mezzo al mare e a volte non sappiamo dove parcheggiarci un attimo. Questo gonfiabile noi possiamo posizionarlo ed estendere la superficie per poter riuscire a stare in piedi in mezzo al mare. Perché anche in mare c'è il problema dei parcheggi, mica solo a terra. Certamente, in mare bisogna stare attenti perché non tutti i porti vogliono e accettano l'utilizzo della, certo, moto d'acqua. Allora per questo che questi giochi qua possono, in base a dove si è, qui in Italia almeno, si possono utilizzare. Ad esempio, in certi posti non si possono usare tavola a motore, ecco che viene l'elettrico. Avrete una mappa, immagino, no? Di dove si può. Sì, dove certamente non si può. Bisogna comunque prendere informazioni, capitanerie per capitanerie, certo, cambia. Scusa se quello che ci stai facendo vedere, e mi pare di capire, è un settore abbastanza nuovo della nautica, no? Cioè tutte cose che hanno relativamente giovani, no? Assolutamente sì. Quando parlavi, quando mi incuriosiva dei water toys. Questo è un water toys? Certamente, tutti questi sono water toys. Quindi vuol dire che anche un bambino li può guidare? Diciamo che sempre più bambini si approcciano e vedono questo mondo e loro lo utilizzano sempre di più, e grazie ai social network sempre più bambini sono più pronti e conoscono, riescono a fare anche dei paragoni, e grazie ai social network sempre più giovani, quindi non solo bambini, utilizzano e sanno a volte più di noi, anche in anteprima, le nuove informazioni, le nuove newsletter. Sempre più avanti. Insomma. Questo ad esempio è un Seabob che va sott'acqua wrappato, quindi uniamo la tecnologia dell'andare sott'acqua insieme alla grafica, insieme all'estetica. Però scusami, adesso io ho il brevetto, cioè andare sott'acqua vuol dire avere comunque il brevetto da subacqueo? Sott'acqua, no? Vuol dire che va dal pelo dell'acqua a fino a 40 metri. Certamente per andare in grande profondità bisogna essere coscienziosi, avere la patente, brevettati, certificati, certo. Certamente sì. Certo. Naturalmente ad esempio questo prodotto è limitato, ovvero tramite una centralina, un computer, si può dire non voglio che tu vada fino a tot metri, non voglio che tu vada tot velocità. Perché okay, ovviamente bisogna stare in attenzione. Siamo ecologici, ma ovviamente pensiamo anche alla sicurezza. Certo. Scusa, la domanda da uomo della strada, ora stavo pensando. Attrezzarsi vuol dire avere bombole, aerogatore? Per andare sott'acqua, sì, ma anche un banale snorkeling. Anche con uno snorkeling, certo, che però puoi stare appassito per. Assolutamente. Se vai tipo a 20 metri, che tu hai bisogno di tutta questa attrezzatura,
Cioè, voglio dire, non è scomodo alla fine oppure si gestisce il tutto? Beh, innanzitutto per andare così, no? ogni tot metro ci sono dei bar da prendere in considerazione. Certo. Questo è più un gioco da una parte, ma passa anche in un attimo a livello professionista. Certo. Ovvero, qua sopra si possono montare o delle telecamere professioniste o sono già in dotazione, come in questo caso, delle telecamere, mm-hmm. per poter filmare. Ma se io volessi stare a quelle profondità, bisogna azzerare la positività di questo strumento, che tende a venire a galla, certo, per la questione di sicurezza. Chiaro. Ci metteremo dei pesi qua ai lati per riuscire a tenere questo giocattolo, in questo caso, sott'acqua, perché sennò tenderà sempre a tirare. Esattamente come i pesi che si mettono nella cintura del sub. Bravissimo, okay. La cintura con i pesi. Con i pesi. Sì, sì, sì. Molto sì. Bello, molto certo. Bello. Naturalmente nel nostro concessionario potete trovare questo, esposto e tanto altro. Bene. Siamo concessionari ufficiali Sea-Doo Yamaha e ci piace veramente il mare a 360 gradi. Giacomo, grazie. Ora andiamo a farci un giro perché la curiosità c'è. Tanto ci sono i canali navigabili. Assolutamente sì. Se no, sui social, Maremoto Genova. Bravo. Ricordo il sito web maremoto.net.